con la messa pontificale che si tiene nella basilica dedicata a San Nicandro entrano nel vivo le feste patronali dedicate ai santi patroni di Venafro. La messa pontificale è molto importante perché avviene la simbolica consegna delle chiavi del sindaco al vescovo della diocesi. Vediamo. E le consegno le chiavi della città per confermare la più limitata fiducia che il popolo della Franca nutre nei confronti della Chiesa e dei Santi Martiri. Oggi il popolo di Venafro, ancora una volta, riconosce l'altissimo valore del martirio dei nostri amati patroni Nicandro, Marciano e Dario, della loro testimonianza di fede, del loro sacrificio. Monsignor Salvatore Visco, vescovo della diocesi di Isernia-Venafro, oggi a Venafro. È una ricorrenza religiosa importantissima, molto sentita qui in città. La ricorrenza dei Santi Nicandro, Marciano e Daria è qualcosa che i venafrani dicono solo un venafrano può capire, perché noi ci teniamo così tanto. Sì, questo è vero. Anche se i Santi Martiri sono patroni dell'intera diocesi di Isernia-Venafro. Comunque concordo con quando dicono i venafrani, me ne accorgo, gliel'ho detto già tante volte, quando cantano l'inno, è qualcosa di molto emozionante, cantano tutti, dal bambino all'anziano, con grande entusiasmo. Ieri ho fatto soltanto una piccola sottolineatura, fate in modo che il vostro vivere cristiano, il nostro vivere cristiano, sia entusiasta quanto il vostro cantare l'inno. Oggi c'è un momento molto significativo, la consegna delle chiavi della città al vescovo. Che significato ha anche per la Chiesa? Ci sono anche i ceri che il sindaco dà. Molto probabilmente, questa tradizione che si tramanda da moltissimi anni, indica una specie di sovrapposizione tra l'elemento religioso e quello civile. E alla base di questo una collaborazione che è la storia del passato. Questo ripetersi anche come ritualità all'interno del pontificale della festa dei Santi Martiri, della solennità dei Santi Martiri, vuol significare che la città ha le radici cristiane e vuole mantenerle. Ecco, al di là dell'inno che già lei ha sottolineato, cosa la colpisce di più di questa devozione dei venafrani? Oltre al fatto che moltissimi si chiamano Nicandro, la partecipazione a questi tre giorni, ma anche in maniera più silenziosa il mese di preparazione alla solennità dei Santi Martiri. Cioè in pratica dal 17 di maggio alle 6 di mattina una piccola comunità però riempie la basilica, il santuario, e per pregare, cioè per celebrare l'Eucaristia in preparazione alla solennità. Ultima domanda, a fine giugno comincerà una nuova esperienza per lei a Capua. Che messaggio lascia agli Isernini, a Venafrani, a tutta la diocesi, molto dispiaciuta per la sua partenza? Non lo so se sono molto dispiaciuti, però quello che vi posso dire è che un poco lo sono anch'io. Già l'ho detto, non mi aspettavo né avevo pensato a una cosa del genere. Però già il fatto che io abbia accettato di restare amministratore apostolico anche dopo il 29, penso che sia un segno di attenzione a questa diocesi. Si richiederà un lavoro maggiore, certamente non di grande presenza perché devo stare lì in residenza, ma almeno una volta, due volte alla settimana e per le emergenze io verrò a Isernia, e penso che questo sia il mio dono a questa diocesi che ho amato e che continuerò ad amare. Ernesto Cardarelli è il presidente del comitato che organizza le feste patronali più importanti di Venafro, quelle dedicate ai Santi Martiri, una grande fatica poi ripagata insomma dall'affetto della gente. Sì, io mi ricordo proprio l'anno scorso quando ci siamo lasciati che ti dicevo che non sapevo se dovessi rifare o no di nuovo il presidente, poi passa e insieme al comitato siamo riusciti a mettere su anche questa volta un buon cartello di feste per i nostri amatissimi santi. È vero, la gente, l'affetto che ti ringrazia, addirittura ieri sera al concerto che c'è stato in Piazza Mercato una vecchietta si è commossa piangendo, grazie, ci ha detto che voi fate qualcosa per Venafro. Come si organizzano queste feste ai tempi della crisi? C'è risposta comunque dalla parte della gente? È molto difficile perché proprio quest'anno, che l'anno forse che sta attraversando un po' tutto il mondo per la crisi che c'è, andare in giro a chiedere dei contributi, abbiamo notato una cosa però,
che i contributi ci sono stati, non hanno aperto. Qualcuno forse che non riusciva a dire non posso darvi qualche contributo perché abbiamo fatto meno famiglie dell'anno scorso, ma non è perché non siamo arrivati nelle case della gente, proprio perché penso che questo sia un anno particolare, qualcuno che non riusciva a dire non posso dare niente non ha aperto. Quindi ci sarà qualche ripercussione anche su un'altra delle grandi tradizioni di questa festività, la messa, l'asta per portare le statue dei santi. Al di là dei soldi che poi si recuperano, che cos'è la messa? Spieghiamolo ai telespettatori. Sì. Praticamente oramai questa è centenaria, la messa a Venafro, dove dei gruppi di persone si mettono insieme per poter poi portare i nostri santi in giro per Venafro. E c'è il presidente che batte la messa, parte da una base d'asta che deciderà insieme al comitato e varie squadre si contenteranno i santi. Io voglio dire una cosa però, al di là del lato economico, che comunque è un contributo che danno alla festa, io devo dire che chi si aggiudica la messa dei nostri santi lo fa perché ci crede seriamente, perché fare una processione di 4 ore e andare nelle vie più strette di Venafro, nelle salite più dure di Venafro, non è facile. Loro lo fanno e sono contenti di farlo. Ma naturalmente c'è grande devozione da parte dei venafrani, lo dimostra anche la messa pontificale che è in corso in questo momento. C'è tantissima gente. Che significato ha per voi quest'altro rituale un po' religioso, un po' civile? Ma questa del pontificale, anche questa è centenaria, che si fa da tanti anni, e Venafro diciamo che è su questo pontificale dove si riuniscono tutti, dove la Chiesa, dove i nostri rappresentanti politici, ecco, il nostro sindaco dà simbolicamente le chiavi e i ceri al vescovo, proprio perché per dire che i venafrani hanno veramente a cuore non solo i nostri santi martiri ma tutta la società ecclesiastica.